Salve a tutti, benvenuti a questa nuova lezione relativa al concorso 2020. Questa volta desidero parlare degli studenti, in particolare che cosa hanno i nostri studenti. Io sono il professor Samari Francesco, abilitato in tecnologia meccanica e meccanica, ingegnere, professore di ruolo e specializzato nel sostegno e amante della ricerca, della lettura. Da qualche anno aiuto i docenti a prepararsi ai concorsi, finora sempre i miei aiuti sono stati positivi e hanno avuto successo. Allora, fino a qualche decennio fa, gli specialisti di psichiatri infantili, psicologi infantili, erano d'accordo nel ritenere che i bambini, gli studenti, avessero personalità forgiate quasi interamente dalla famiglia. Adesso hanno compreso che il ruolo dell'educazione, dell'insegnamento e dell'ambiente sociale nei quali gli studenti riversano molto del loro tempo e anche il cambiamento sociale che c'è stato, nel quale ovviamente i genitori, quando hanno la fortuna di lavorare entrambi, rischiano di essere meno presenti, ok? Hanno messo in luce l'importanza della scuola, nella quale ognuno di noi passa una buona porzione della propria vita. Dato che questa video lezione comunque è focalizzata anche per la preparazione, anche e soprattutto per la preparazione del concorso 2020, ordinario, straordinario, e per la preparazione di futuri colleghi o comunque colleghi che attualmente colleghi che desiderano avere un contratto a tempo indeterminato, come è giusto che sia. Insomma, fatte queste premesse, è importante comprendere meglio. Dato che nel nuovo ambito scolastico lo studente è al centro dell'attività didattica, bisogna comprendere anche le varie difficoltà che i nostri studenti possono incontrare. Essenzialmente possiamo avere studenti iperattivi. Chi sono gli studenti iperattivi? Coloro che hanno bisogno di un eccessivo bisogno di sfogarsi, di muoversi, quindi movimento. Ovviamente iper è troppo attivi, quindi c'è una necessità che impedisce loro di stare fermi, oppure per loro è molto difficile riuscirsi a controllare. Quindi c'è una difficoltà nella gestione dell'autocontrollo da parte di questi discenti e bisogna stare attenti bisogna monitorarli affinché essi non si coinvolgano esageratamente in situazioni in cui poi non possono porre fine, perché magari poi le situazioni possono anche degenerare. Abbiamo studenti con difficoltà emotive, ossia che esternano continuamente i propri sentimenti, tipicamente dalla prima infanzia, hanno avuto difficoltà ad etichettare e a comprendere i sentimenti.
Quindi le emozioni, difficoltà con le emozioni. Qui ovviamente studente stiamo vedendo quali possono essere delle comuni difficoltà che poi sono di non facile gestione e necessitano di docenti adeguatamente preparati. Studenti facilmente distraibili, quindi uno studente distraibile, ossia che hanno difficoltà a mantenere la concentrazione. Quindi è importante usare dei facilitatori per aiutarli ad allenare e ad esercitarsi a focalizzare meglio determinati obiettivi. Questo capita spesso, studenti irregolari, scusate, sono stanco, sono 12 ore che lavoro oggi, però è tanto forte il desiderio di condividere con voi altri materiali che sto facendo uno sforzo, io sono. Comunque i miei video sono tutti in diretta e probabilmente può trasparire la mia stanchezza. Vi chiedo scusa se per questo, insomma. Queste cose ovviamente non capitano solo ai bambini, agli studenti, agli adolescenti, capitano anche a noi. Quindi capita anche a noi ovviamente di essere irregolari, quindi nel caso degli studenti, essi purtroppo non riescono ad avere un andamento scolastico che sia regolare. Poi ci sono studenti che sono negativi, che pensano sempre cose negative, che tendono all'apatia, a volte alla depressione. Studenti eccessivamente sensibili, con i quali è decisamente importante ponderare e soppesare ogni parola. Studenti molto introversi e quindi che hanno un eccesso di timidezza e studenti ostinati. Questa è una prima classe di categorie che desidero dichiarare per focalizzare bene l'attenzione sulle difficoltà che possono avere i nostri studenti. Freud sosteneva che gli avvenimenti dei primi 5 anni di vita, ed in particolare il modo in cui avvenivano determinati desideri e conflitti sessuali, formavano la base del comportamento dell'io attraverso l'intera esistenza. Quindi abbiamo Freud, 5 anni, i primi 5 anni, comportamenti sessuali correlati alla formazione dell'io per tutta la vita. Freud stabilisce 6 fasi di sviluppo psicosessuale, quindi sviluppo psicosessuale. La prima, la fase orale, fino a 18 mesi, che deriva essenzialmente dal succhiare, piangere e masticare. Fase orale. Ovviamente non c'è bisogno che vi descriva la storia di Freud, perché probabilmente è tra gli autori più conosciuti. La seconda fase, la fase anale. Quindi, che è la fonte di piacere sessuale, e in questo periodo le problematiche principali si incentrano sul controllo non solo delle funzioni intestinali, ma sul gestire e controllare determinate funzioni. La fase fallica,
i genitali diventano centrali nell'interesse sessuale, la fase edipica, nella quale il bambino si mostra possessivo nei confronti del genitore di sesso opposto, 5, quinta e sesta fase, la fase di latenza, che è l'età scolare, in cui i conflitti sessuali della prima infanzia si atterrano, e la fase genitale, nella quale il bambino torna a concentrarsi sui genitali mentre matura in individuo sessualmente adulto. Andando avanti, è importante Erickson e lo sviluppo dell'io. Ovviamente stiamo parlando, queste due tematiche sono correlate dalla centralità dell'io. Erik Erickson quindi fornì un quadro di come l'io poteva svilupparsi felicemente in un ambiente favorevole e identificò diversi stadi nello sviluppo dell'io. Questi stadi possono essenzialmente e sinteticamente essere individuati in 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Il primo stadio di fiducia-sfiducia, nel quale se i bambini, se curati e stimolati in modo opportuno e appropriato, sviluppano un fondamentale senso di fiducia. Questo è importante perché è correlato anche al concetto di autostima. Autonomia, i dubbi e la vergogna. È una fase che va da 18 mesi ai 3 anni, quindi qua 0, 18 mesi, 18 mesi, 3 anni. Questa fase il bambino sviluppa il controllo su un numero sempre maggiore di aspetti della vita. Come prima dicevamo con Freud, il controllo della vescica, dell'intestino. Il bambino acquista fiducia nelle proprie capacità, specialmente in quelle in cui cerca di controllare se stesso. La terza fase, iniziativa e sensi di colpa, iniziative e sensi di colpa. Qui si va dai 3 anni ai 6 anni. Il bambino diventa capace di cominciare attività fisiche e intellettuali, diventa sempre più curioso del mondo esterno. Quindi se ha la possibilità di esplorarlo, questo mondo esterno, comincia ad avere iniziative in direzione anche dell'indipendenza. Industriosità, quarta fase, e inferiorità, che va dai 6 anni alla pubertà, fase che va da 6 anni alla pubertà, in cui i bambini sviluppano fiducia nelle proprie capacità di funzionare nel mondo esterno. La quinta fase è quella dell'identità dell'io, nel quale vi è una vera e propria lotta per sviluppare un'identità personale e gli adolescenti cominciano a separarsi psicologicamente dai genitori e sviluppano un'identità sociale e sessuale stabile. A questo punto diventa importante piacere. Queste sono tutte domande che molto probabilmente troverete. Invece è importante relativamente allo studio dello sviluppo cognitivo. Quindi lo psicologo di origine svizzera, Jean Piaget, si occupò di come pensano i bambini, identificando una sequenza di stadi nella capacità cognitiva. Il primo stadio fu denominato stadio sensomotorio,
da 0 fino a 2 anni, nel quale cioè, mostrò per primo che i piccoli di questa età sono discenti attivi e competenti alla ricerca di stimoli e in grado di esplorare il mondo con tutti i sensi. Hanno difficoltà, non hanno il senso della permanenza, quindi difficoltà a permanere su un oggetto, cioè l'oggetto esiste solo nel momento in cui lo toccano o lo vedono, dopo smette di esistere. Secondo stadio, il pensiero preoperativo. Che va dai 2 ai 6 anni, nel quale i bambini cominciano in età prescolare a giudicare ogni cosa dal proprio punto di vista, quindi c'è la formazione del giudizio. E non sono però in grado di capire il punto di vista dell'altro, quindi manca ancora la fase del confronto. Nel terzo stadio troviamo le operazioni concrete, che va dai 7 ai 12 anni. In questa fase i bambini sviluppano diverse dimensioni nelle quali riescono simultaneamente ad affrontare un problema e a saperlo elaborare mentalmente. La quarta fase, il quarto stadio, è quello relativo alle operazioni formali. Nel quale gli adolescenti sono capaci di pensiero astratto e affrontano ragionamenti più o meno complessi. Fatte queste premesse abbastanza nozionistiche, inerenti al concorso per diventare insegnanti nella scuola italiana, è d'obbligo fare alcune considerazioni. Queste considerazioni sono relative al fatto che ad oggi si stima che solo il 10% delle famiglie della popolazione, cioè solo il 10% dei bambini, vive in famiglie tradizionali, con un marito che lavora e una moglie che sia casalinga, con una media di 2,2 figli. Per tradizionale intendo qualcosa che c'è stato fino a 20-30 anni fa, quindi parliamo di qualcosa di estremamente recente, che c'è stato per tanto tempo. Negli ultimi anni c'è stato un cambiamento repentino sociale, nel quale adesso, quindi dagli anni 90 in poi, si stima che oltre la metà dei bambini nati scorrerà almeno un anno della propria esistenza in una famiglia con un solo genitore. 3 su 10 di questi bambini faranno parte di famiglie allargate, formate da due genitori divorziati che si risposano. Gli studi dimostrano che il bisogno principale di un bambino è quello di essere amato, il sentirsi desiderato, curato, speciale, la consapevolezza che i genitori lo amino in maniera sincera e che lo accettino per quello che è. Secondo uno studio che è stato seguito per 36 anni su circa 500 bambini, scientificamente si è dimostrato che l'avere genitori affettuosi e amorevoli era il dato, il fattore più importante per un positivo adattamento sociale in età adulta. Ovviamente i bambini necessitano tante cose e purtroppo, come detto precedentemente, siamo in un periodo dove e potrei dire il periodo dei figli del divorzio, o quindi oppure di famiglie allargate. Nei video precedenti ce ne cominciano a essere tanti. Voi mi chiedete dove trovo il materiale. Il materiale ovviamente è questo. Il materiale è costituito da una video lezione interattiva, nella quale ovviamente si alterna
il mio parlare, lo scrivere, fare grafici e il confrontarmi con voi. E vi ringrazio per l'enorme partecipazione. Adesso velocemente vi farò, cioè per dare autoconsistenza ad ogni lezione, desidero fare un ripasso veloce anche su altre tematiche, però che sono state le quali sono state affrontate in maniera più approfondita in altri video. Allora, problemi mentali ed emotivi che possono avere i nostri studenti, c'è il disturbo deficit dell'attenzione con iperattività, che si stima colpisca dal 3 al 5% dei bambini in età scolare. In che cosa è caratterizzato? I bambini si mostrano irrequieti e facili a distrarsi, alcuni di loro hanno costanti problemi a focalizzare l'attenzione e altri non riescono a resistere all'impulso di gestire o di... Sì, non riescono veramente a gestire e quindi a autocontrollarsi e devono fare assolutamente quello che passa loro per la mente. Molto comune anche il disturbo provocatorio da opposizione, quindi studenti che hanno che possono avere fasi nelle quali hanno un comportamento oppositivo, quindi tendono a disubbidire, a sfidare l'insegnante, diventano spesso irritabili e pieni di risentimenti. Ci sono tanti studenti che possono avere e mostrare disturbi della condotta, nei quali il comportamento eccede i limiti della provocazione e si traduce nella violazione intenzionale dei diritti altrui e delle regole sociali. Questo che sto dicendo è una schematizzazione molto rapida. Ovviamente per ognuno di questi disturbi esistono anche dei trattamenti e delle soluzioni. Esistono poi disturbi depressivi che, come capitano agli adulti, nei bambini accade che possono essere soggetti a sbalzi di umore e si sentono malinconici o giù di morale. I sintomi della depressione, come il sentirsi triste, comunque sono comuni nei ragazzi di tutte le età, ma la depressione maggiore è più intensa, più persistente, più invalidante e più grave. Quindi si manifesta in forme e in età diverse. Un soggetto in età prescolare può diventare apatico, perdere interesse al gioco, piangere spesso e con facilità. Un bambino elementare tenderà a isolarsi dai familiari e dagli amici, avrà problemi scolastici e apparirà sempre triste e demoralizzato. Non meno importanti sono gli disturbi d'ansia, che sono l'ansia che probabilmente nei miei anni di docenza ho notato di più, proprio l'ansia da prestazione, prima dei compiti in classe, prima durante le interrogazioni, quando gli studenti, insomma, si sentono giudicati e sono esposti, a volte tendono a sentirsi male. Esiste poi il disturbo post-traumatico da stress, il disturbo ossessivo compulsivo, i disturbi di incontinenza e, per finire, i disturbi nei quali purtroppo i nostri studenti cominciano a fare abuso di sostanze quali droghe. Con questo è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione, condividete il materiale tra di voi, io spero di vedervi presto, colleghi miei, di poterci anche vedere, perché no, personalmente, lasciatemi i commenti. E potete chiedermi ciò che vi interessa. Se vi è piaciuto il video, mettete il pollice in su, condividetelo, attivate la campanella, iscrivetevi quindi al canale per essere sempre aggiornati. Io cercherò di, diciamo con il tempo, però sto lavorando sodo anch'io, di darvi sempre più materiali online. Buona giornata. Un caro saluto da Francesco.